Il pubblico che va al Museo Morandi si divide in due categorie. Ci sono quelli che passano e non capiscono quello che stanno, pensano che sia sempre la stessa solfa, e quelli che si fermano, si avvicinano, scrutano, fanno due passi indietro, ossia quelli che hanno lo stesso atteggiamento che si ha di fronte a un quadro antico. Era un educatore straordinario e ci arrivava sempre attraverso le vie meno frequentate. Non si soffermava a mostrarti un vaso greco, né Rembrandt ti segnalava, ma delle cose minime, dei minimi pensieri di una profondità vastissima. Vedi qui? Siamo pieni di ippocastani. Lui era solito tenerne due nella tasca del paletò perché diceva che lo preservavano dal raffreddore. Ognuno ha le sue paturnie, le sue. Ecco, Morandi aveva anche quella lì, fra l'altro.